Let's go. Non devo dire altro, giusto? Andiamo nel laboratorio zero. Presenza umana rilevata all'interno del laboratorio zero. Disattivazione modalità riposo. Hello Tonks, benvenuto. Torna nella tua Pokéball. Questo esemplare è molto più aggressivo di quello che hai con te. Il tuo Coraidon è scappato dall'area zero perché ha perso una lotta per il territorio contro questo Pokémon. C'è qualcosa di cui devo scusarmi con te e gli altri. Io non sono la vera professoressa Olim. Ma no! Non l'avevo capito, visto che prima ti sei riattivata. E allora chi è? Io sono un'intelligenza artificiale creata dalla professoressa sulla base delle sue conoscenze e dei suoi ricordi. In poche parole, sono un robot animato da un'IA. La professoressa originaria è venuta a mancare durante l'incidente della stazione di monitoraggio 4. Oh! Quindi è morta, mi stai dicendo? Appunto, è venuta a mancare. Il Pokémon non ha alcuna colpa. La professoressa originaria ha semplicemente mal giudicato la sua forza. Tutto qui. Desiderava solamente assicurarsi che Coraidon rimanesse illeso e alla fine ha dato la vita per proteggerlo. Ebbene, fin da quando ho chiesto al preside Clavel di metterci in contatto, fin dall'inizio, hai parlato con me, l'intelligenza artificiale. Ascoltami attentamente, Tonks. Il motivo per cui ti ho chiamato qui all'area zero è perché ho un ultimo favore da chiederti. In sostanza, vorrei che tu disattivi la macchina del tempo, costruita dalla professoressa originaria. Se hai domande, potrai farmele in ascensore. Seguimi. Ammetto che non mi aspettavo un robot. Mi sarei aspettato un'altra professoressa dal passato. Però adesso ha molto più senso, tipo il 50% delle cose che ci ha detto e come ce le ha dette soprattutto mentre scendevamo nell'area zero. Voglio controllare una cosa. Non posso fare zoom, sfortunatamente. Però ho il vago sospetto ricordate che abbiamo visto dei documenti strani? Delle formule strane, intendo, nel libro scarlatto? Mi chiedo se la macchina del tempo c'entri qualcosa con Calugaris. Intanto c'è un oggetto qua. Capsula energetica, strumento da dare a un Pokémon. Capsula ricolma di... Dammi il tempo di leggere, per favore. Dovrebbe essere qua, giusto? Sì. Eccola qua. Di energia che aumenta la potenza dei Pokémon dotati di certe abilità. Ok, va bene. Grazie. Ci resta solamente scendere? Entra pure, dobbiamo scendere. Sono davvero felice che tu sia venuto ad aiutarmi, Tonks. Sono pronta a rispondere a qualsiasi tua domanda. C'è qualcosa che vorresti sapere? Cominciamo dalle basi. Cos'è un'IA? Con il termine IA si indica un'intelligenza artificiale costruita dagli esseri umani. Ogni mia azione e ogni mio pensiero vengono calcolati da un computer sulla base dei ricordi e delle conoscenze della professoressa originaria. Tali calcoli vengono poi espressi tramite questo mio corpo meccanico, realizzato affinché rassomigli a lei in tutto e per tutto. In condizioni normali un'IA sofisticata come la mia sarebbe impossibile per la scienza contemporanea. Ma grazie ai cristalli del laboratorio zero, questa impossibilità si è tramutata in realtà.
È per questo che non posso allontanarmi da qui. Quindi avevo ragione che è bloccata qui nel laboratorio zero. E non si può muovere ed è per questo che non è mai uscita. Allora, altro. Magari altri dettagli sulla Vera, prof? Come ti ho già spiegato prima, la professoressa non c'è più. Il suo corpo fisico è stato gravemente danneggiato durante l'incidente alla stazione di monitoraggio e di conseguenza ha perso la vita. Povero Pepe. Temo che questa sia... appunto! Appunto! Al momento faccio le sue veci nella gestione del laboratorio zero. Quando è morta, però? Forse a inizio gioco? Quando Coraidon è scappato dall'area zero e ci ha incontrati? Quindi è una cosa recente. Molto recente. Dov'è il corpo a questo punto? Cos'è la macchina del tempo? La macchina del tempo è un'invenzione sviluppata da me e dalla professoressa originaria. È un macchinario capace di trasferire le Pokéball in un tempo diverso dal nostro, per catturare i Pokémon e portarli nel presente. Quando era ancora in vita, la professoressa Olim era molto affascinata dai Pokémon di altri tempi, in particolare da quelli provenienti dal passato. E ovviamente futuro nel caso ci sia Pokémon violetto e quindi Turo. Perché futuro, capita? La nostra invenzione è ancora attiva e continua tuttora a portare qui automaticamente Pokémon dal passato. C'è dell'altro che vorresti chiedermi? Qual è il suo obiettivo? La professoressa originaria aveva un sogno, un mondo in cui i Pokémon del presente e quelli del passato potessero vivere in armonia. Ma l'energia primordiale dell'antico passato, che è l'origine della loro potenza, si è rivelata impossibile da domare. L'esistenza stessa di quei Pokémon è una minaccia per l'equilibrio del nostro ecosistema attuale. Secondo la professoressa originaria, anche questa minaccia fa semplicemente parte della natura. Attualmente, la barriera attorno all'area zero serve a evitare che i Pokémon del passato impazzino per tutta Paldea. Eppure Pokémon come Grandi Zanne sono già riusciti a superarla. Prima o poi questi Pokémon usciranno dal giardino isolato che chiamiamo Area Zero e invaderanno tutta la regione. E quando ciò accadrà, il ricco ecosistema della nostra regione verrà distrutto. Sarò anche nata come semplice copia della professoressa, ma non vedo un motivo logico per permettere un simile scempio. Per impedire questa catastrofe, però, bisognerà sconfiggere l'IA più potente che la professoressa abbia mai creato. Tonks, usa la tua forza per infrangere il sogno della professoressa originaria. Vorrei tanto, ma è un momento molto serio, quindi sì. Te ne sono grata. Siamo arrivati all'ultimo livello. Osserva. Questa è la macchina del tempo che abbiamo creato grazie al potere della terra cristallizzazione. Per fermare la macchina del tempo ti servirà l'ID della professoressa, che è contenuto all'interno del libro scarlatto. È proprio da lei nascondere quest'ultima chiave in quel libro, uno dei suoi preferiti sin da quando era bambina. Ti basterà appoggiare il libro scarlatto sul piedistallo per fermare la macchina del tempo. C'è un unico problema. Se cercherai di spegnere la macchina, è molto probabile che ti attaccherò. Oh! In quanto IA, il mio codice di base prenderà il sopravvento, soprasserendo la mia volontà. Diventerò un semplice automa da lotta con un unico obiettivo, neutralizzare chiunque cerchi di ostacolare il sogno della professoressa. Le mie abilità nella lotta sono senza pari, poiché la mia IA è stata sviluppata analizzando tutti gli scontri dei campioni di Paldea. Ma ritengo che il legame che hai con i tuoi Pokémon sia abbastanza forte da permetterti di superare questa prova. Quando sarai pronta ad affrontarmi, appoggia il libro scarlatto sul piedistallo. Non possiamo, tipo... inzupparla d'acqua e legarla con delle funi d'acciaio prima di cominciare? No, vero? Allora, ricordo che non abbiamo più virata su Argo, però comincerò lo stesso con Argo perché sì, perché è forte. Cominciamo. Vuoi collocare il libro scarlatto sul piedistallo? Rilevazioni di originale della professoressa Olin. Accesso autorizzato. Arresto di emergenza. Disattivazione della macchina del tempo. Attendere.
Attendere. Accesso rifiutato. Sequenza di arresto interrotta. Riavvio della macchina del tempo in corso. Conto su di te, Tonks. Li addio Olin, entrerà in modalità riposo. Avvio del programma di combattimento. Sconfiggimi, te ne prego. E che il mio sogno possa finalmente... ogni ostacolo... verrà espulso. Ignoro chi tu sia, ma è irrilevante. Ogni ostacolo va rimosso. Oh mio Dio! Questa host! Siamo contro l'IA di Olim. Contro Ali Razenti. Ripeto, non abbiamo più virata, quindi sono costretto a mandare in campo Paimon in questo modo. Ali Razenti è una versione passata di Volcarona. Credo perda il tipo... com'è che si chiama? Fuoco, ma non il tipo coleottero. E infatti è di tipo coleottero e riduce l'attacco, ma non è un problema perché siamo attaccanti speciali. Hai davanti a te la vera potenza del passato. Stupefacente, non trovi? Eterlama? Siamo più veloci, perfetto. One shot. Interessante. Quindi hai individuato le debolezze dei Pokémon del passato. Crine alato. Proviamo stile di lotta fisso? Ok, continua a lottare, Paimon. Abbiamo già affrontato questo Pokémon alla fine dello scorso episodio. Esatto, è Misdreavus. Info? Che tipo è alla fine? Spettro folletto. Non possiamo fare niente contro Crine alato. Possiamo usare Invertivolt? È più veloce di noi e usa Gemmo Forza. Ci ha distrutti, Paimon. Il tuo cervello umano non può nulla contro il mio vasto database tattico. Allora, spettro vuol dire che... però è folletto, quindi non posso mandare in campo Nicola. Neanche Hyperion. Non ho modo per colpirlo. Anche perché, oh mamma mia, non ho modo per colpirlo. Devo letteralmente mandare in campo Nicola e sperare che Notte Sferza basti? Oh mamma mia, qui siamo davvero nei guai. Potremmo andare Argo con Pugno Jet? Ok, mi sa che è l'unica cosa che posso fare è mandare Argo con Pugno Jet, quindi vai. Perché sono sicuro che è velocissimo come Pokémon, quindi... super cambio! Se non ha fulmine o simili, ovviamente, eh. Pugno Jet! Non ha mosse di priorità, perfetto. Tanto danno, quanto fa... ovviamente ha fulmine. Ovviamente ha fulmine, non mi paralizzare, non ti azzardare nemmeno, ok? Pugno Jet! Splish! Il prossimo Pokémon è Pel di Sabbia. Magneton. Credo sia in parte terra. Ho ragione? Pugno Jet. Sì, ok. Se non sbaglio è elettro terra. Ho visto solamente una volta i Pokémon paradosso ed è stato tipo parecchio tempo fa. Fungo furioso! L'abbiamo già incontrato, l'abbiamo già sconfitto. Tuttavia, essendo di tipo erba, potrebbe essere un problema. È di tipo erba, giusto? Erba buio, ok. Devo per forza mandare in campo Nicola. Per usare carineria. Sì, perché non posso rischiare Argo. Argo ci serve sicuramente per altro, quindi rientra Argo, vai Nicola. E così, se ha spora, non funziona su Nicola. Siamo underlevellati, lo so. Di pochi livelli, però. Ho fatto molto, molto bene a usare quelle caramelle rare nello scorso episodio, ricordate? Ok. Carineria!
Sbigo attacco. Non è molto efficace? Era un brutto colpo. Ok, ok, ok. Allora va bene. Un brutto colpo, come previsto. Faresti meglio ad arrenderti. Assolutamente no. Non gli ho fatto nulla. Calagli l'attacco. Perfetto. Un'altra carineria allora. Se usa sbigo attacco soprattutto. No, perfetto. Calagli ancora l'attacco, dai. No, gigassorbimento non fa troppi danni. Però è comunque fastidioso. Anche perché potrei mancare con carineria. È poco efficace, vero? Sì. Ah, retromarcia è super efficace, giusto? Sì, per 4 addirittura. Quindi retromarcia sia, dai. Dovrei mandarlo KO. Perfetto. E a questo punto forse ci conviene mandare in campo... Aspetta, verde bufera, sei un attaccante fisico, Nicola, non puoi. Forse conviene mandare in campo Wisteria. Sì, perché Wisteria può usare ago difesa, nel caso. E comunque abbiamo Mantossina per gli ultimi Pokémon che ha. Coda urlante. Oh, assolutamente resto in campo. Sarebbe forse meglio scoutare cosa può fare, giusto? Ago difesa solo per sicurezza. Cosa fai? Cozzata zen. Ah, mi viene un dubbio. Non dovrebbero esserci Pokémon del passato di tipo veleno. Quindi comunque tecnicamente conviene che io resti in campo. Wisteria mi dispiace un sacco, però dovrai fare così. Ah, il danno c'è. Tanto danno. Almeno però ho messo le Toxic Spikes. Queste saranno troppo comode. Fango onda. Non abbiamo tentennato, perfetto. Il danno c'è. Avvelenalo. No. Ago difesa, allora. Restiamo in campo. Difendiamoci un po'. Cambiamo Pokémon. E magari mandiamo in campo qualcuno più veloce di lui. Però cozzata zen è fastidioso, vero? Sì. Potrei usare due volte ago difesa, ma non conviene. Tutto questo perché, ripeto, non voglio fare alcune cose, Potremmo andare in campo Nicola, perché cozzata zen non funziona, giusto? Verissimo. Vai, Nicola! Non ha effetto. Adesso... Prestigiafiore è l'idea migliore. Sì, ok. Ha ha ha, olè. Smash. Errore. Rilevata falla nel programma. Ricalcolo probabilità brutti colpi. Luna ruggente. È l'ultimo Pokémon della professoressa e l'ultimo Pokémon del passato che devo ancora vedere qui. Lotta in linea con i parametri stabiliti. Possibilità di sconfitta zero. Ed è un Salamence. Avvelenato. Quindi almeno c'è questa cosa. Oh, ha pure un oggetto. La capsula energetica. Paleoattivazione. Cosa? L'attacco di Luna Ruggente cresce, mamma mia. Oh, siamo veloci abbastanza, spero? Sì, carineria! È super efficace, abbiamo distrutto Luna Ruggente, perfetto. Assurdo! Tonks. E quello cos'è? Non avrei mica affrontato e sconfitto l'avversario più forte di tutti? Ma tu... chi sei?
Grazie di tutto. Finalmente abbiamo fermato la macchina del tempo. E finalmente abbiamo fermato anche la professoressa. Mamma? No, non è possibile. Oh, guarda. Guarda come sei diventato grande. Sono orgogliosa di te. Il mio... Ti chiedo scusa per averti lasciato solo per tutto questo tempo, Pep. Ma... Mamma! Rilevata anomalia nel sistema di sicurezza. Rilevata anomalia nel sistema di sicurezza. La macchina del tempo è in pericolo. La macchina del tempo è in pericolo. Ma che succede? Un altro battaglione di Pokémon? No! Non è possibile! Rilevate ostacoli che impediscono il regolare funzionamento della macchina del tempo. Avvio del programma di difesa del paradiso allo scopo di rimuovere gli ostacoli. Cosa? La professoressa si rifiuta a tal punto di fermare la macchina del tempo? Disabilitazione di tutte le Pokéball non registrate con l'IPP All-in in corso. Eh? Cosa vuol dire? Inizializzazione del programma in corso. Avvio convergente dell'energia della Crystal. Mi dispiace, ragazzi. Non avete possibilità di vittoria. Fuggite! Vi prego! L'IA di Olin è stata sovrascritta dal programma di difesa del paradiso. Ogni ostacolo verrà rimosso. Non puoi lottare senza Pokémon in campo. Le Pokéball sono inutilizzabili, ma così come facciamo a lottare? È abbastanza chiaro quello che devo fare. Non ci vuole niente in realtà. Però, magari c'è qualche dialogo extra se premo lotta? Sono inibite da strane onde elettromagnetiche. Non posso sbloccarle neanche hackerandole. Ma così non vale, sempre a giocare sporco gli adulti. Appena detto Pokéball con l'ID di Olim, ovviamente. È giunto il momento. Coraidon, scelgo te! Coraidon al ritmo di Oricalco. La luce solare diventa intensa. Ovviamente abbiamo la stessa abilità. Sono due Coraidon dopo tutto. È tempo di lottare. Turbo schianto, eh? La mossa peculiare di Coraidon. Il Pokémon si schianta al suolo mentre si trasforma, causando un'esplosione primordiale. La potenza della mossa aumenta se questa è super efficace sul bersaglio. Sfortunatamente Coraidon è Drago Lotta, quindi ha un effetto normale, però è la mossa peculiare, quindi usiamola. Attenzione, siamo più lenti del Coraidon guardiano del paradiso, che usa provocazione. Coraidon, turbo schianto! Fa poco danno! Ha assunto la forma lotta. Vai così, Coraidon!
Potrei anche usare lanciafiamme, visto che c'è il sole. Però Coraidon è un attaccante fisico, quindi non riuscirete nel vostro intento. In questo paradiso terrestre troverete la vostra fine. Ripeto, non è molto efficace. Non mi scottare, mi raccomando, Turbo schianto! Ancora! Non permetterò che roviniate il mio paradiso. Ogni ostacolo verrà eliminato. Gran fisico. Si potenzia pure questo. Oh no, Tonks si mette male. Cerca di resistere. Mi ha letteralmente detto: ehi, usa resistenza. Ok, usiamo resistenza. Stando i miei calcoli, la vittoria è mia. Sui vostri resti costruirò i miei sogni. Coraidon usa Giga Impatto. Se non si usa resistenza, la battaglia è persa allora. Intanto sopporto il colpo, bene. Ottimo lavoro. Se c'è qualcuno che può farcela, sei tu. Continua così, forza. Attacco aumenta di molto. Turbo schianto. Impossibile. Non è bastato a mandarlo KO. Si mette male. Ehi, Tonks. Sbaglio, la tua terasfera sta brillando. Tonks, Coraidon, usate la terra cristallizzazione e facciamola finita. Omnibus? Mi sa che... sì, ok, è un omnibus. Quindi credo che in realtà la battaglia sia un po' scriptata per farvi vincere. Anche se non usate resistenza, forse. Intanto, Terastalize! Terra! Blasto! Hai sconfitto il programma di difesa del paradiso. Ce l'abbiamo fatta! Non è più fuori controllo? Incredibile. Davvero incredibile. Siete riusciti a superare persino l'ultimo ostacolo posto dalla professoressa originaria. Sei tornata normale? Esatto, questo è un risultato che nemmeno io, l'IA più avanzata di tutti i tempi, ero riuscita a calcolare. Nonostante la situazione disperata, avete avuto la calma per ragionare con la vostra testa, il coraggio di credere nei vostri amici e la determinazione per fare ciò che andava fatto. Questo dimostra la vostra caratura. Per quanto difficile possa essere stato il vostro passato, io credo fermamente che sarete in grado di seguire a testa alta la strada che avete scelto. Grazie di tutto, Tonks, e grazie anche a voi, ragazzi. Purtroppo, temo che la macchina del tempo non potrà essere fermata finché io sarò presente. Sono diventato ormai parte integrante dei sistemi di ripristino e di manutenzione. No! Cosa dici? Non può essere. Mi dispiace. Dovete sapere che osservando le vostre avventure ho provato invidia. Invidia per la vostra libertà. Per l'affetto che provate per gli amici con cui avete fatto gruppo. Per la forza a cui agognate giorno dopo giorno, dedicandovi anima e corpo alle lotte. Per il coraggio che vi spinge ad affrontare nemici più grandi di voi, pur di proteggere chi vi è caro. Per il modo in cui siete disposti a cercare e a lottare, pur di trovare un tesoro che sia vostro. E certo, per le ali che vi permettono di volare sereni per i cieli. Vorrei essere anch'io come voi, libera da ogni vincolo, libera di cercare un tesoro che sia mio, e solamente mio. Un tesoro? Io sono una parte della macchina del tempo, finché sarò qui lei continuerà a funzionare. Ed è per questo che ho deciso di adoperarla. Raggiungerò il mondo che ho visto nei miei sogni, il mondo del passato.
Ma proprio adesso che siamo finalmente riusciti a incontrarci? Non ho deciso di viaggiare nel tempo solo per fermare questa macchina. Ma anche perché non riesco più a contenere il desiderio di vedere il passato con i miei occhi. Sento una strana sensazione. È forse questo il brivido dell'avventura? Pepe, mi dispiace di non averti potuto raccontare la verità fino ad ora. Ho ereditato tutte le emozioni provate dalla professoressa originaria, quindi posso dirtelo con assoluta certezza. Tua madre ti amava con tutto il cuore. Non puoi. Non puoi andartene così proprio adesso. Hai ragione, e mi dispiace davvero. Pepe, Coraidon, Tonks, mi dispiace, ma è venuto il momento di salutarci. Mamma! Addio, miei giovani e liberi avventurieri. E buona fortuna! Se n'è andata. Mamma. Pepe, come ti senti? In un certo senso lo sapevo che le cose stavano così. Lo so che era solo un robot, ma quando mi ha chiamato per nome con quella voce, guardandomi con quegli occhi, anche se era un falso, i suoi sentimenti sembravano veri, e quindi io... Scusate, non so proprio che mi passa per la testa. Non preoccuparti. Si vede che anche Coraidon è triste. Invece avete visto la sua forma lotta? Che forza! Che spettacolo! Immagina un gigante come questo che viene a chiederti delle coccole. Che spavento! Ma torniamo a noi, su! Paldea è salva grazie agli sforzi di Tonks e Coraidon. È vero, sei stato formidabile, Tonks. Grazie. Tonks, lo sapevo che avevi stoffa. Pepe, anche se la professoressa non è più qui con noi, sono sicura che si sta divertendo un mondo a visitare il passato. Hai ragione. Grazie, Penny. Figurati, e scusa per tutto. E ora che facciamo, Tonks? Torniamo a casa. D'accordo, forza su, torniamocene a casa. Ok, statemi tutti a sentire. Che c'è adesso? Visto che stiamo tornando a casa, che ne direste di fare una bella deviazione lungo il tragitto? Veramente io... Io ci sto, a patto che ci andiamo a comprare degli snack. Ehi, Tonks, tu sei della mia parte, vero? Ah! E va bene, ho capito. Facciamo come dite voi. Ok, c'è una canzone cantata in sottofondo durante i riconoscimenti. L'avrò sicuramente tolta in post perché, indovinate un po', gente, copyright. Comunque, abbiamo concluso Pokémon Scarlatto. Nel prossimo episodio, perché ovviamente non abbiamo ancora finito, gente, comincerà il post-game. E una parola prima di cominciare il mio solito parlare durante i crediti.
indipendentemente da quale teoria temporale state pensando, se multiverso o unica linea temporale, insomma, il fatto che la professoressa, o meglio, l'IA di Olim sia tornata indietro nel tempo, non è una cosa positiva, ok? Così come non è positivo prendere Pokémon dal passato. È leggermente più sicuro in Pokémon Violetto. Infatti suppongo che ci sia l'IA di Turo, che poi va nel futuro, appunto. E in quel caso magari non ci sono problemi, insomma, per il presente. Però, ricordiamo anche che l'IA di Olim ci ha detto: io non posso uscire dall'area zero. Suppongo che i cristalli c'entrino qualcosa, e a meno che i cristalli non siano presenti anche nel passato, letteralmente il robot è andato nel passato e si è spento. Comunque, adesso vorrei parlare molto rapidamente di una cosa che ho saltato, che ho però tecnicamente registrato, ossia il parlare con tutti quanti i docenti. Non mi ricordo il nome di tutti quanti i professori, però vi dirò la materia, quindi dovresti riuscire a capire bene o male di chi sto parlando. Inoltre appariranno delle immagini a schermo qui. Parlare con i professori era forse un altro episodio extra che avrei dovuto conservare, però ho deciso appunto di farlo off camera. Ci ho messo quanto? Una mezz'oretta per fare tutto quanto? Importantissimo dire che Zim, professore di biologia, se catturate 30 Pokémon e parlate poi con lui, vi dà l'MT di falso finale, che è un'ottima MT per indebolire i Pokémon selvatici, per poi appunto catturarli. Il prossimo obiettivo sarebbe raggiungere 100 Pokémon nel Pokédex, catturati sempre, e suppongo che sia lui alla fine a darvi il Chroma Amuleto, ma a quanto pare, secondo il gioco, non è una quest così importante perché non c'è un punto esclamativo, quindi la sto ignorando. Poi, la professoressa di storia. Abbiamo già visto che lei vuole che catturiamo, bene o male, i prossimi Pokémon leggendari, che sono rinchiusi nei sacrari barra santuari della regione, quindi per ora restiamo lì. La professoressa di matematica. Uno, è la sorella della capopalestra Spettro. Inoltre, lei era una capopalestra che usava Pokémon di tipo roccia. Tutti quanti bene o male vi danno qualcosa. Lei, ossia Tima, se non sbaglio si chiama, vi dà 50 teraliti di tipo roccia se completate la sua quest, quindi fatelo, mi raccomando. Oranzio anche ha una quest. Oranzio è l'erede di una casata di Domadraghi, che ha deciso alla fine di rimanere a scuola, fortunatamente per noi, e ci ha dato 50 teraliti drago, quindi grazie mille. L'infermiera ha superato l'esame per diventare insegnante di cose tipo first aid, insomma, dall'anno prossimo però, quindi ovviamente non è ancora tecnicamente un insegnante, e ci ha regalato 10 rivitalizzanti max. La professoressa di lotta, quella che abbiamo incontrato anche a Las Brasas, voleva imparare a cucinare e ci ha regalato 10 proteine, quindi grazie. Il professor Salvis, quello di lingue, ha catturato un Paumo o un Paumi. Mi sembra un Paumi, ok? E ci ha donato un Miau di Galar. Intanto è finita la host cantata, quindi ci sta. Chi manca adesso non mi viene in mente. Economia domestica, giusto? Sì. Devo ancora finire quella quest. Guaro mi sembra si chiamasse, sì, ok. Ci ha chiesto di raccogliere una spezia nascosta dolce. Il punto è che queste spezie si possono ottenere solamente nel post game, a quanto pare, quindi io non posso ancora prenderla. Mi sa che abbiamo finito? No, assolutamente no. C'è Clavel. Clavel ci ha praticamente detto: ah, io sono un boomer, cosa vuol dire chill? Inoltre ci ha chiesto qual è il professore migliore per noi dell'accademia. Io ho risposto Clavel perché era divertente. E poi dopo la quest del Team Star vi regala una gran pepita. Mi sembra che non ci siano altri professori, quindi dovrei aver fatto. Allora, un commento a caldo sul gioco. Tutti quanti lo sanno, questo gioco ha alcune difficoltà tecniche, tuttavia la storia, soprattutto nella parte finale, mi è piaciuta un sacco. Probabilmente la strada di Pepe, credo che sia la migliore, ma Bostiff mi è piaciuta un sacco come storia. Abbiamo già finito i crediti, ok, perfetto, allora ci vediamo domani. Grazie a tutti, la vostra amicizia è il vero tesoro. See you next time, baby. Ah, che carini.